Ciao a tutti, in questo nuovo video vorrei parlarvi di una delle maggiori unità della Regia Marina di inizio XX secolo, la corazzata Regina Margherita. La corazzata venne impostata nel 1898 e varata 3 anni dopo, nel 1901, entrando poi in servizio nella Regia Marina nel 1904. L'unità aveva una gemella, la Benedetto Brin, che assieme costituiva la classe Regina Margherita. La corazzata Regina Margherita aveva un dislocamento di 14.574 tonnellate. Costruita presso l'arsenale militare della Spezia, la corazzata fu nave ammiraglia della Regia Marina per quasi tutta la sua, diciamo, vita operativa, tranne per alcuni brevi periodi dove era in riparazione o nei cantieri per lavori. La corazzata Regina Margherita aveva una velocità massima di 20 nodi con un'autonomia di 1000 miglia. L'unità era alimentata a carbone. Il suo apparato propulsivo era infatti formato da una ventina di caldaie che potevano sprigionare una potenza di 20.000 cavalli. La corazzata Regina Margherita poteva ospitare a bordo circa 800 uomini. L'armamento dell'unità era costituito da cannoni di vari calibri. L'armamento principale era formato da 4 pezzi da 305 mm e 4 pezzi da 203, mentre l'armamento secondario era costituito da 12 pezzi da 152 mm e 20 pezzi da 76 mm. Inoltre, l'unità era dotata di 4 tubi lanciasiluri. Nel 1904, dopo essere entrata in servizio e aver ricevuto la bandiera di guerra, la nave venne sottoposta a prove di velocità nel Golfo di Genova. Fu poi assegnata alla squadra del Mediterraneo composta dal Benedetto Brin e da 3 navi da battaglia della classe Regina Elena. Una delle prime azioni degne di nota dell'unità fu l'intervento nel 1908 in occasione del terremoto di Messina. La nave venne portata successivamente in cantiere e sottoposta a lavori e per questo motivo perse la fase iniziale della campagna italo-turca. La nave entrò in linea solo nel 1912 e prese parte alle operazioni nell'Egeo, volte all'occupazione del Dodecaneso. La nave continuò poi anche nel 1913 a rimanere dispiegata nel Mediterraneo orientale in funzione di protezione delle isole del Dodecaneso da poco conquistate dal Regio Esercito. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, l'unità era di base a Taranto. Venne successivamente rassegnata al gruppo navale C, che era a protezione dei campi minati nella zona di Valona in Albania. Nel periodo tra 1915 e 1916 prese parte all'evacuazione dell'esercito serbo. Terminata l'evacuazione dell'esercito serbo, la Regina Margherita nel dicembre del 1916 rientrò al porto di Valona. Qui ricevette l'ordine per tornare alla base di Taranto. Fu così che l'11 dicembre la nave si apprestò a lasciare il porto anche se le condizioni meteo non erano ottimali per la presenza di forti piovaschi e anche di nebbia. Alle ore 21 dell'11 dicembre la nave salpò e, visto la situazione, venne scortata dalle cacciatorpediniere Indomito e Ardente.
Alle 21:34 la nave stava passando attraverso il valico nel campo minato nella zona di Valona, ma urtò due mine. Le mine causarono forti esplosioni che investirono la Santa Barbara della nave e portarono all'esplosione delle munizioni presenti nel deposito e causarono danni molto gravi nella zona caldaie. Visto i danni subiti dall'unità, la corazzata affondò in 5 minuti, portando con sé 674 uomini del suo equipaggio. Nella tragedia persero la vita, oltre il comandante della nave, anche il generale Bandini, che era il comandante del corpo di spedizione in Albania, che in quell'occasione era imbarcato sulla Regina Margherita. Le unità di scorta e di soccorso, anche se le condizioni del mare non erano favorevoli, riuscirono a salvare 18 ufficiali e 257 marinai. L'affondamento dell'unità ebbe risonanza, in quanto era una delle maggiori unità della Regia Marina, e la Regia Marina austro-ungarica rivendicò l'affondamento dell'unità, attribuendo il presunto affondamento della Regina Margherita al sommergibile UC-14, un tipo di sommergibile speciale posamine. L'unità affondò a poca distanza dalle coste dell'Albania, venendo finalmente individuata nel 2005, quando il relitto della Regina Margherita venne individuato tramite operazioni di ricerca. Era a 9 miglia dalle coste albanesi e a 66 metri di profondità. Bene, il video è terminato. Io vi ringrazio come sempre per avermi seguito fino a questo punto. È un video su un'unità di cui sentiamo poco parlare, che ha avuto una vita breve ma con una fine sfortunata, però che merita comunque di essere raccontata e ricordata. Un saluto e alla prossima, ciao a tutti.